È un corso base per iniziare, quindi ci sarà mezz'ora di spiegazione teorica e hai rotto i e un'ora di pratica. Siamo in mezzo al traffico, comunque ora di arrivo 8 e noi dobbiamo essere lì alle 8. Il video che gireremo oggi ovviamente è il primo vero video della serie dedicata al drift, quindi partendo da zero, cioè oggi, arrivando a fare grandi cose molto belle. Niente, ovviamente lì ci sarà il video dedicato poi sul canale. Non avendo neanche fatto colazione, abbiamo pensato che forse era un'ottima idea fermarsi a prendere due brioche. Caffè Hausbrand, direi nuova. Oh. Ha un'atmosfera quasi magica. Ma va, i trambioni che tornano a casa. Ah, c'è tuo padre. La tessera. L'ho già introdotta, scema. Carta irregolare, ma che c***o dici? Ma riprova, mamma mia. Quante scene. Vai a cagare, scema di me. Sono appena caduto. Uscendo dalla macchina. Mi sono spaccato una mano per terra. Perché questa è la situazione. Puoi rifarcelo per un... Cioè, sto vibrando dal freddo, sono un vibratore. No, cazzo. Ah, tu speravi, sei proprio una me. Lo speravi pure, capito? Vergogna. Per le views. Cosa devo fare? Mi sono rotto un ginocchio facendo drift? No, no, ancora prima di partire. Non ho fatto drift perché mi sono rotto. Sono rotto un ginocchio. È sotto, coglione. È incredibile. Incredibile, no, non potete capire, incredibile. Non si può alzare un po'. Eccoci qui, abbiamo terminato il corso drift, lì stanno continuando a driftare e abbiamo un piazzale per noi con una Z4. Non andiamo a finire le gomme perché ovviamente dobbiamo anche portarla a casa e BMW potrebbe dirci che siamo delle brutte persone. Andiamo a provarla subito, va? Sai che ho? Doge drifto! Va bene così, grazie, arrivederci. Dai, parla, mo. Questa è una serie. Ma che cazzo dico? Questo è un episodio pieno di imprevisti. Stiamo andando infatti da Danny Lazzarin, visto che siamo comunque in zona, prima di andare a intraprendere qualche viaggio, qualche montagna, qualche cosa, andiamo prima a salutare Danny. Se tu dietro la camera mi è ovvio che poi io sbaglio, no? Oh, guarda, hai visto che ha girato da sola?
perché per colpa tua stavo anche andando contromano. Ringraziala, va? Ci siamo un attimo fermati a lavare la macchina, perché sinceramente andare da Danny, che è un imprenditore così, con una macchina in questa condizione, non è un granché. Allora, perché capitano queste cose? Allora, io volevo solo, vieni qua un attimo allora, ma no, basta, chiamiamo qualcuno. La mia? Sei incastrata qua. Aspetta, un po' di violenza psicologica. No, io qua, ah, oh Ruben, grazie. Guarda che roba, più pulita di quando ce l'ha data BMW. Sì. Martina, che deve sempre rovinare le clip, non è mai fiduciosa. Oh, i famosi gatti di Instagram. Ah, solo? Solo Danny? Solo? Beh, io ho qua la mia Z4. Siamo arrivati da Danny, come promesso, è già qui che sta osservando la Z4. Cosa ne pensi? Stavo toccando queste curve sinuose, sono davvero molto sexy. Beh, hai anche tu una Roadster un pochettino più datata. Sì, ma la mia è una vecchia signora arrogante, un po' scorbutica. Questa è molto... Sì, questa è molto Gran Turismo, eh. Piacevole alla vista e anche al tatto. Senti questa satinatura, Nicolò. Eh sì. Tocca con la mano. Sentila. Oh! Piace agli uomini ma anche alle belle donne. Quasi quasi. Mi ricorda tantissimo la bellezza della mia Polo. Sì, vediamo se... Beh, sicuramente è uguale. Non voglio scombinare. Sì, vai indietro. Mi dispiace, devo arretrare prima. Bravo, schiaccia il tastino lì. Vai. C'eri che porta le scale. Sì, ci stai lì dentro. La perché... gente mi spinge molto in avanti perché è molto prepotente. Tu c'hai una schiena un po' grossa. Io ho la schiena abbondante. Quello si apre, esatto. Però si sente che è molto premium come roba, eh. Molto, molto premium. Vero. Bellissime anche le finiture, cucitura sì. Vista. Sì, sì. Tanta roba. Grazie, ci voleva nel mio parco auto. veramente, la apprezzo. Sexy baby, sexy mami. Gireranno con. Non gireranno con. Sapevo di poter contare su di te, ma che meccanismo. Però ecco il tocco di classe. La conchiglia è bella, rigida. Bella. E il cofano, vediamo dentro. Cioè, ragazzi, attenzione alla censura perché qua è pornografia. Esatto. Tra l'altro c'è questa cosa qui che di serie mi sembra. No, è di serie. Ah, è di serie. Ah, ok. Usciva così. Tutto, ok. Assolutamente, centralina della Motec, che tutto sì, in sì. Regola. Ah, ok. Andiamo a sentire dietro un po' di sound. Porca miseria. Dio. Incredibile. Ok, il nostro caro Danny ci ha offerto un giro. Si infili. Noi possiamo mai dire di no? Cosa fai? Te ne privi? Aspetta che chiudo meglio. Ok. 350ZR con un kit turbo Vortec, centralina della Motec, in Italia non è che se ne siano tante. No, ma infatti quanti ce ne sono? Una. Lo sapevo. Io senza cintura non riesco no, a guidare. No, allacciarsi un pochino. No, non si può. Qua scaldiamo un po' il veicolo. Esatto. Senti sto V6, cioè... ragazzi... La GTR, no? Ah, partiamo subito così! Lei Skoda! Lei Skoda, subito così, ok. Senti come... Mio Dio! Ah, giusto, cavalleria, che non abbiamo... 550, beh, dai, alla fine... Penso modesta. Che per andare a fare la spesa basti. No? Modesta. Comunque, visto che è carina, che è scoperta. Sì. Con queste conchigliette. No, dietro, bella. È molto, veramente molto sexy. Bella. Molto carina. In estate te la godi di brutto. Ah, no? un botto. Immaginavo. Tra l'altro, questa è la full optional. C'è anche l'infrangimento dietro in cristallo. Con la serigrafia Z, molto bella. No, è. Bella. Un bel mezzo.
Tra l'altro la linea non sente la vecchiaia, è ancora no, molto no, attuale, no, è vero, molto, è vero, molto bello. È vero. Elettronica che non ti toglie il divertimento, perché okay, non è che te la zera del tutto, che ti affondi, lascia scodare e poi ti riprende, ti okay, lascia quel sorriso, ok, ti dà quel dolce, quel brio, dopodiché ti dice attento e ti rimette subito, esatto, in traiettoria, esatto. No, è veramente bello. E senti lì come continua, hai sentito come soffia, sì, a farfugliare. Let's party in my